Con Michele Giorgione la città perde un altro baluardo, un uomo simbolo degli anni più belli e gloriosi dell'US ariano che la storia non potrà mai cancellare. Lui, che è stato in campo un difensore di quelli rocciosi, non ce l'ha fatta a fermare e a sconfiggere in nessun modo quella malattia incalzante che lo ha strappato per sempre dall'affetto di tutti. È una triste notizia per lo sport arianese. Michele Giorgione, Gigi Achini e Angelo Pagliaro, per uno strano scherzo del destino, eccoli, in questa foto degli anni Ottanta, uno accanto all'altro, insieme, come lo saranno ancora oggi e per sempre anche lassù. Lo ricorda in lacrime da Vibo Valentia, Capitan Amedeo Amaddeo. Una triste notizia. Gianni, mi prendi per la seconda volta in una situazione d'animo decisamente inusuale, perché tu mi conosci come una persona allegra e chissà che cosa, ma quando ci si trova davanti ad episodi del genere non si può assolutamente non essere in uno stato emotivo così come sono adesso io. Poi, così come per il fatto di Gianni, di Gigi, anche Michele per me ha rappresentato una persona importante per tanti punti di vista, anche perché è stato già sfortunato con un episodio negativo riguardo la moglie che lo ha lasciato un bel po' di anni fa. Si è trovato da gran bravo ragazzo qual è ad affrontare situazioni molto più grandi di lui. Non credo che ne era uscito nella migliore maniera, perché davanti a situazioni così avverse che la vita purtroppo ti riserva, non c'è nessun essere umano che può combattere episodi simili, però lui con grande dignità aveva affrontato questa situazione in maniera egregia. Adesso la notizia che purtroppo lui ci lascia mi colpisce profondamente. Ci sono tantissimi ricordi indelebili di quell'epoca incancellabile. Guarda, intanto devo dirti che lui è stato il mio primo compagno di stanza, io sono stato il suo primo compagno di stanza, il ritiro al Giorgione, quando si parlava di un calcio diverso, ma non solo per Ariano, di un calcio con dei valori enormi che adesso purtroppo non sono più neanche nelle massime serie. Il fatto stesso che ci sentiamo a distanza di 30 anni dal mio arrivo ad Ariano e quanto di meglio possa esprimere quello che io voglio dire. Fra le altre cose, tu sai che io ho approfittato della generosità della città di Ariano per portare la mia famiglia ultimamente, anche per far capire che cosa è Ariano, non solo dal punto di vista sportivo, quindi sfondi una porta aperta nel momento in cui mi senti dire che Ariano mi è nel cuore a tutti gli effetti. Un'amicizia molto profonda che è durata negli anni. Quando è stata l'ultima volta che hai sentito Michele? Ma Michele io l'ho sentito 10 giorni fa e mi sentivo con Gaetano in questi ultimi giorni per avere notizie, ma poi ho sentito Michele molto, molto migliorato, mi sentivo con Carmelo Barbieri per avere notizie più dettagliate, perché giustamente rispettavo la famiglia in questa situazione, e fino a ieri mattina c'erano notizie veramente confortanti dopo la paura. Poi ieri sera Carmelo mi ha dato così la notizia che le cose erano peggiorate, tant'è vero che io ho lasciato il telefono acceso tutta la notte per sapere qualcosa, e stamattina ero allegro perché c'è nessuno mi ha chiamato. Poi invece Carmelo circa mezz'ora fa mi ha dato la triste notizia che nessuno avrebbe mai voluto avere. Non sarà facile domani per te ritornare ad Ariano. Io farò l'impossibile, già sto pensando come farmi l'andata e ritorno in un'unica tappa, perché ci voglio essere, vedrò anche di viaggiare di notte, ma conto di essere lì in mezzo a voi.